Il campus di Pizzoli avrà nuova vita, una vicenda questa che risale al 2010, quando quello che doveva essere un campus universitario con 262 posti letto per studenti, intitolato a Giulia Carnevale, una studentessa morta nel terremoto del 2009, fu sequestrato dopo un'indagine della Forestale sulla scorta di un esposto presentato da Italia Nostra. Dopo il dissequestro si attende il pronunciamento della Corte d'Appello. Ma ciò che è certo è che la struttura non sarà più una casa per studenti, ma con ogni probabilità sarà una residenza per anziani, come ci conferma il sindaco di Pizzoli. Purtroppo ancora pende, diciamo, il giudizio davanti alla Corte d'Appello e quindi si è in attesa della sentenza definitiva che sbloccherebbe poi l'intervento. Nel frattempo, dopo il dissequestro, la ditta ha iniziato a fare un po' di pulizie, togliendo quei materiali abbandonati lì ormai da 5-6 anni. In più si sta valutando l'ipotesi di riconvertire la struttura, quella è nata come residenza per gli studenti universitari, adesso va visto se ci sono ancora le condizioni per portarle ancora oppure riconvertirla, non so, per esempio in una residenza per anziani che potrebbe essere compatibile con gli edifici che sono stati costruiti, con la destinazione e anche con, diciamo così, una sorta di idea dell'amministrazione comunale. Ed è certo pure che questa struttura non ospiterà immigrati. Con oltre 100 immigrati già presenti nel territorio comunale di Pizzoli, il sindaco ha detto: siamo saturi, non possiamo ospitarne altre. Comunque Pizzoli, in questo senso, si è rivelato un ottimo esempio di integrazione. I 106 che sono state assegnate con il bando del 2015, praticamente io credo che a Pizzoli non possano essere più ospitati altri profughi. La situazione adesso è tranquilla, nel senso che sia le associazioni che li gestiscono, sia l'amministrazione comunale, ci stiamo impegnando tutti affinché non avvengano problemi. Abbiamo stipulato delle convenzioni con ognuna di loro, alcuni di questi ragazzi che sono arrivati sono impegnati in lavori socialmente utili. A tutt'oggi, diciamo, possiamo dire che l'esperienza è positiva, però questo non significa che si possono continuare a mandare a Pizzoli altri profughi.